Ciao a tutti bei faccini e bentornati nella Big Vanilla del regno di bella faccia Apollo Land. No, devo scegliere un nome un pochettino più carino perché non mi convince Apollo Land. Magari bella faccia Land, no, oppure non lo so, scrivetemi voi come potremmo chiamare il nostro regno dei polli. Allora, il nostro regno vi sta piacendo veramente veramente tanto e voglio colonizzare tutta la Big Vanilla e voglio che diventi il mondo fantasy dei funghi. Ci riusciremo? Spero di sì. Voi comunque sia dite... Oh, è rotto un fungo qui, chi è stato? Chi ha osato rompere il fungo? Comunque sia, dite a tutti che se vedono questo stendardo vuol dire che il re dei polli bella faccia è in zona. Porca miseria, chi è che mi ha rotto i funghi? Non rompetemi i funghi, ok? Rimettiamo tutto come era prima. Ok, oggi voglio fare un po' una cosa che è un controsenso quello che sto dicendo. Voglio fare una farm di polli. Lo so, starete dicendo: bella faccia, cosa fai? Bella faccia, sono i tuoi fratelli. Bella faccia, sei cannibale. Però mi servono i polli, mi serve mangiare, perché non è che posso mangiare solo barbabietole, cioè porca miseria, voglio mangiare anch'io qualcosina. Guardate Kendall come ha chiamato il mio gatto. Sarà roba chiamare un gatto così? Kendall è il migliore, porca miseria. Dai, ti rinomino solo Kendall, così impara. Kendall il gatto, sì, sarai Kendall il gatto. Allora, per fare questa farm mi servono alcune cose. Mi servirà un distributore, che è proprio qua. Delle uova, della lava che non so se ho. Non so se ho sta lava, eh. Poi mi serve una tramoggia. No, non mi dir che non abbiamo le tramogge. Non abbiamo le povere tramoggine. Porca miseria. Eccola. Perfetto, ne prendiamo 6. Poi ci facciamo un bel baulozzo. Così. Ok. Sarà semplice, l'avevo fatta anche in un mio tutorial questa farm. Comunque sia, sono contentissimo perché mi avete dato un sacco di consigli e vi è piaciuta tantissimo la nuova casina. Continuate a scrivere un sacco di commenti. Allora, poi mi serviranno delle slab che possiamo usare qua. Mi servirà del vetro. Il vetro non ce l'ho mica più. Vetro, c'ho della sabbia. Sì. No, c'ho i pannelli di vetro. Incredibile. Vetro. Niente, ho i pannelli di vetro. Ho i pannelli di vetro ma non il vetro. Incredibile, per fortuna abbiamo solo uno di sabbia. Per ora me ne serve uno. Vai, cuoci. Utilizzeremo anche i nostri funghi. Dove sono? Eccoli, il gambo di funghi. Perché ormai è tutto fungoso. Poi vediamo. C'ho delle botole, ok, perfetto. E ci siamo. Poi nei prossimi episodi devo farmi finalmente anche la mia armatura. Non è vero? È proprio così. Allora, questa farm potremmo farla qua, eh. Potremmo farla qua. Sapete che la facciamo qua? Ci mettiamo un po' di questi funghi sparsi. La facciamo qua, dai. La facciamo proprio qui. Allora, che cosa dobbiamo fare? Ci servirà un blocco che mettiamo qua, ok? Sto riguardando la mia vecchia farm. Poi prendiamo una cassa, la mettiamo qui. Prendiamo le tramogine, ne mettiamo una qua. Prendiamo la botola, che bella faccia, non si è fatto. Ci facciamo una crafting. Prendiamo una lastra, che botola, cosa sto dicendo? E la mettiamo qua sopra. Prendiamo il vetro, lo mettiamo qua. Prendiamo un distributore e lo mettiamo qua. Ok, per ora molto semplice, molto facile. Mi serve dell'altra sabbia, per fortuna che qua c'è un sacco. Ciao sabbiolina, ti posso prendere? Eh beh, sei nel mio territorio ormai. Vieni qua, perfetto. Ci serve anche della lava. Dove cavolo trovo della lava se non nel Nether? Allora, intanto alziamo qua. Alziamo di 1, 2, 3. Io spero con tutto il mio cuore che il fungo non vada a fuoco. 1, 2 e 3. Ok, andiamo a prendere questa lava. Vado nel portale perché per fortuna c'è il portale del Nether proprio qua. Devo rifare anche un mio portale. Un mio portale personale. Perché non ce l'ho. Mamma mia, mi piace troppo questa stradina, ragazzi. È troppo bella. Cioè, veramente, Fungoland è bellissima. Ok, allora, prendiamo un pochettino di lava. Entriamo qua. C'è della lava? Cioè, c'è ancora questa cassa che avevamo lasciato io e Marci. Aio! Aio! Oh, piccola la... Aio! C'è della lava qua che avevamo lasciato? Quante cose belle! C'è della lava? Ma perché queste cose sono qui? Non le usa nessuno?
Vabbè, se non le usa nessuno, magari mi prendo questa. Allora, vediamo, della lava. Oh, che cavolazzo, io là non ci vado neanche morto. Allora, teniamo le mele qua. Teniamo il cibo. Lava. Ma che cavolo è qua? Oh, lava. C'è un'altra baule. Dai, dimmi che c'è la lava. Non c'è la lava. Niente. E cosa c'è qua? Cos'è? Salve. C'è della lava? Ma chi è che fa ste cose? Lava, lava, lava. Mi serve della lava. Piano. Piano, bella faccia. Non vorrei morire giovane, eh? No, non voglio morire proprio giovane. Lava. Oh, piccola. Ma chi è che mette tutti questi blocchi sparsi così? Ecco qua. Perfetto. Presa. E già che ci siamo... No, teniamone una. No, dai. Prendiamone un'altra. Ciao, acqua. Sto tornando a casa, maledetti maialoni, non voglio saperne niente. Povero legno che lo metto nel Nether, prenderà subito fuoco. Ok, perfetto, torniamocene a casina. Che bello, Fungoland, è bellissimo. Guardate, tutto rosso e bianco. Ah, casa, dolce casa. Il regno di bella faccia. Ok, perfetto, abbiamo preso la nostra lava. Adesso devo ricuocere un attimo della sabbia. Sabbia, sabbia, ti devo ricuocere, eh. Carbone. Oh, mio amato carbone, metti qua. Ho fatto anche una mappa della casa. Sì, vabbè, non è che ci sia ancora tanto, però... lo sto creando, lo sto creando. Comunque sia, allora, dobbiamo mettere una tramoggia qua. Proprio sopra qui il distributore. Pin, così. E un blocco di vetro lì, appena si decide a cuocersi, ce l'abbiamo. Ciao gattino, hai fatto? Posso prendere? Ok, perfetto. Spero che questa farm mi produca abbastanza cibo perché ne ho bisogno, eh. Inizio ad avere veramente pochissimo cibo perché non voglio elemosinarlo. Ok, vetro e ci mettiamo della lava proprio qui. Perfetto, io spero che il fungo non vada a fuoco. Ok. Perfetto, lo so, è una farm molto cattiva. Però qualcuno deve pur mangiare. Solamente che ho sbagliato. Devo mettere un'altra lastra, ragazzi, perché quella mi va a fuoco. 100% che quella lastra mi va a fuoco, eh. Ho un'altra lastra. Ho lastra. Ho un'altra lastra. Dai, dai, che non sia. Che non sia di legno, dai. Dai, oh, una lastra. Cioè, non ho neanche le. Sono così povero che non ho neanche le lastre. Cioè, non ci credo, non ho le lastre, ragazzi. La facciamo con questo, con la diorite. Dai, fammene così, che bastano. Ok, sta facendo buio. Sono da solo, comunque, non c'è nessuno, incredibile, prima volta. Allora, facciamo che io ti rompo, ti metto qui, metto qua e lo rimetto. Ok, mettiamo anche un'altra lastra lì sopra la tramoggia. Oh, ma mi fai saltare, eh? Qua sopra. Ok, qui. Mettiamo dei blocchi qua. Uno. Due. Oh, ho detto due. Oh! Due, tre. E quattro. Lì. Ok. Alziamo tutto di altri due blocchi. Pam 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 pam. Ci mettiamo intanto dei polli. Che diventeranno adulti. Vai, già due. Che fortuna. Dai, 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 dai. Altri. Tre. Perfetto. Dai. Altri? Altri? Un altro? Ok, quattro. Per ora quattro. Vado a prendere anche della redstone perché dobbiamo fare un piccolo, 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 piccolo circuito. C'ho della redstone. C'ho della... No, avevo il vetro qua, ma guardate le cose dopo, le trovo. Redstone. Oh, mia cara redstone, non mi dire che non ho la redstone. No. Ah, eccola, per fortuna, eh. Poi dobbiamo creare anche dei repeater. Allora, torce. Me ne fai un pochettino. Mi serve la pietra cotta o forno, fusorio, cuoci. Grande, cuoci molto. Eccola, era già cotta. Perfetto, allora ci facciamo. Comparatore, dei ripetitori. La redstone ce l'abbiamo e andiamo. Qua dietro ci serve un po' di spazio. Ci serve un po' di spazio. Allora, mettiamo un blocco, due, tre. Ne mettiamo uno qui, uno qua, perfetto. Mettiamo il nostro comparatore così. Ci mettiamo il ripetitore così.
prendiamo la redstone e mettiamo una. E ok, perfetto. Adesso dobbiamo solo abbellirla. E vediamo, prendiamo un po' di questi, prendiamo un pochettino di scale. Però è completata. Adesso appena i grandi deporranno le uova, i piccolini verranno qua e quando cresceranno, sì, faranno una fine orribile. Bella Fazza, sei una persona orribile, lo so, però devo panzare anche io, ve l'ho detto. Ok, perfetto, abbiamo finito, abbiamo abbellito la nostra farm di polli, di baby Bella Fazza. Ok, appena cresceranno quei pollettini che ho messo lì dentro, dovrebbero darci della carne. Io spero proprio di sì, perché sono affamato, mi sono stancato di mangiare il pane e acqua, porca miseria. Ok, perfetto, appena ci sarà la carne la vedremo qua. Ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, da Bella Fazza è tutto, ci vediamo presto con un nuovo fantastico video. Ciao!